Gocciolina e gli Oigaia lasciarono la città per andare verso le montagne. Wow! Si incamminarono in pianura. Risalirono fiumi. Attraversarono foreste. Finché arrivarono delle amiche di Gocciolina per cercare aiuto, intanto in città il dottor Smoggy preparava i suoi super cattivi mascherati. Aveva dato loro dei superpoteri per sciogliere i ghiacciai con fulmini e sette. I super cattivi mascherati volarono verso le montagne. Al loro passaggio si sentivano un guato, si catenava fulmini e saette. Gocciolina e i suoi amici non si fecero cogliere impreparati. Quando giunsero alle montagne, trovarono una barriera di goccioline pronte a difendersi i ghiacciai. I super cattivi mascherati lanciavano fulmini e saette, ma le goccioline le spegnevano con la loro acqua. Splash! Gaia si lanciava in aria e roteando spazzava via i cattivi. Quando i super cattivi si ritrovano svenuti sul ghiacciaio, Elio li legò e li trasportò fino in città. Evviva, evviva, lo sparavano le goccioline. Wow! Finalmente ci siamo liberati di loro. Elio, quando arrivò in città, scaricò i super cattivi mascherati dentro una delle ciminiere della fabbrica di Smoggy. Lo scienziato infuriato divenne tutto viola dalla rabbia, guardando i suoi super cattivi ancora svenuti. Per questa volta siete riusciti a fermarmi, ma mi vendicherò, disse. Intanto, lassù sulle montagne, Gocciolina, Gaia, Elio e le sue amiche giocavano divertite sulla neve.